Davanti a 3.400 spettatori assiepati sugli spalti del Gran Sasso a Concia si sfidano l'Aquila già promossa in Serie D e l'Union Fossa Cesia già a salvo. Finisce 4-0 per i padroni di casa che colgono l'undicesimo risultato utile consecutivo e mettono un ulteriore punto esclamativo sul loro cammino. Prima del fischio d'inizio della partita sfilano i ragazzi delle giovanili di Pizzoli, Real L'Aquila, Torni in Parte e Academy L'Aquila, che poi si posizionano a centrocampo per formare una grande lettera D. All'ingresso in campo dell'Aquila invece parte una grande fumogenata che colora di rosso-blu tutta la curva sud, mentre i giocatori dell'Union Fossa Cesia con grande sportività riservano a Brunetti e compagni il pasiglio d'onore per complimentarsi per la vittoria del campionato di eccellenza. Poi si gioca schieramenti speculari per i due allenatori Epifani e Memmo, che scelgono entrambi il 4-2-3-1. Il tecnico dell'Aquila opera alcuni cambi nell'11 iniziale, schierando Barbagallo in porta, Sorrini e Pietro Paolo Terzini, Rei esterno d'attacco e Alessandro centravanti al posto di Sciba, non al meglio. Passa poco più di un minuto e Massetti pennella da sinistra, agevolando l'incornata in tuffo di Alessandro, che però si perde sul fondo. Minuto 8, traversone di Rei da destra, svetta Mantini, il cui colpo di testa viene bloccato da Di Vincenzo. L'Union Fossa Cesia si fa vedere al quarto d'ora, Pauside streggia in area aquilana e prova il diagonale di poco sul fondo. Passano 180 secondi ed è l'Aquila che torna in proiezione offensiva, ci prova Carbonelli dal limite ma non trova il bersaglio grosso. I rossoblù hanno una ghiotta chance per passare in vantaggio al 35esimo, Massetti imbecca Alessandro, la cui conclusione viene respinta da Di Vincenzo. Sul pallone vagante arriva Massetti che va al tiro ma mette sul fondo. Nell'intervallo il presidente dell'Union Fossa Cesia Ursini consegna al suo omologo rossoblù Barberio e al direttore generale Bernardini la maglia rosa usata dai suoi giocatori, una casacca che è omaggio alla grande partenza del Giro d'Italia 2023 che scatterà proprio da Fossa Cesia. Ripresa al sesto, l'Aquila sblocca il risultato, Carbonelli vince un rimpallo sulla tre quarti, va via in progressione, serve Rei il cui diagonale non dà scampo a Di Vincenzo. Nel frangente proteste dell'Union Fossa Cesia per un presunto tocco di mano di Carbonelli in avvio di azione. Tredicesimo, arriva il raddoppio rosso blu, lancio da metà campo di Massetti che premia l'inserimento sulla destra di Rei, il numero 22 entra di gran carriera in area e conclude l'azione con una rasoiata che si insacca alle spalle di Di Vincenzo. Un minuto più tardi, rete annullata agli ospiti, verticalizzazione verso Pau che beffa Barbagallo in uscita, ma la marcatura viene vanificata dalla posizione di fuorigioco del numero 7 ospite. Al 21esimo invece è un vero e proprio miracolo di Barbagallo a negare il gol all'Union Fossa Cesia. L'estremo difensore aquilano in allungo a una mano si oppone al colpo di testa di Fiorotto. L'Aquila cala il trista al 26esimo, traversone da destra e piattone di incontro al volo del neoentrato Marchionni, imprendibile per Di Vincenzo. Passa poco più di un minuto e i padroni di casa segnano anche la quarta marcatura. Di Vincenzo respinge il tiro di Massetti ma poi nulla può sul tapin ravvicinato griffato Santirocco. L'Union Fossa Cesia prova a cercare la rete della bandiera ma la retroguardia rosso-blu non concede nulla e mantiene inviolata la porta di Barbagallo. Al triplice fischio finale torna a esplodere la gioia di giocatori e tifosi dell'Aquila che festeggiano insieme con cori e fumogeni sotto la curva sud. Nel prossimo turno, sabato prima di Pasqua, l'Union Fossa Cesia riceverà il Giulianova mentre l'Aquila sarà di scena sul campo del Delfino Curi Pescara. Essere onorati da una squadra avversaria penso che sia una cosa bellissima e poi bisogna fare i complimenti per il modo di come siamo venuti a giocare qui da noi, perché quello che hanno fatto in campionato non è stato a caso, perché ho visto veramente una squadra organizzata. Per quanto riguarda noi, abbiamo passato una settimana di grande festa e gli ho detto adesso nel gruppo mentre stavamo in mezzo al campo che sono stracontento degli uomini che ho nella squadra, perché sono arrivati anche oggi a una partita che poteva sembrare una partita di festa, quindi la potevi sottovalutare a livello mentale, invece la squadra ha fatto un'altra grande partita e sono contento. Dai, non ci sono più aggettivi da dire a questi ragazzi, perché poi vincere come abbiamo fatto noi poi nel secondo tempo penso che sia una cosa bellissima. E quindi sono contento di questo, veramente. I tifosi non ci sono più parole,
Io credo che loro sono stati sempre presenti, ci hanno sempre dato una mano. Oggi vedere lo stadio con questo colpo d'occhio è qualcosa che è bello, che rimane dentro, no? Perché poi siamo partiti all'inizio con poca gente, con poco entusiasmo, giustamente, con un po' di persone che stavano lontano, perché magari è giusto pure così, però piano piano con il lavoro, con il sacrificio, con l'umiltà abbiamo riportato questo entusiasmo. Solo di questo ne sono contento, perché era uno dei miei obiettivi d'inizio stagione. Sapevo i rischi, sapevo tutte le cose che potevano accadere, però non ho tralasciato niente, io e il mio staff tecnico, grazie a una società spettacolare, perché abbiamo dietro una società spettacolare, che ci sono stati sempre vicino, non ci hanno fatto mai mancare niente. E piano piano abbiamo iniziato a vedere, a respirare un po' di entusiasmo in questa città dove ne aveva tanto bisogno. Poi dopo la partita di Città Sant'Angelo la scintilla è scoccata, perché poi ormai eravamo, l'ho detto, dopo Città Sant'Angelo eravamo nel rettilineo del traguardo, e ci siamo arrivati veramente in volata, perché siamo stati veramente molto bravi e siamo contenti di vedere tutto questo entusiasmo, perché poi vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante. Abbiamo fatto un grandissimo campionato, penso che all'inizio della stagione nessuno di noi potesse pensare e immaginare che a questo punto del campionato fossimo già salvi. Siamo venuti a giocare questa partita bellissima in questo clima di festa e sono contento per i ragazzi che si sono goduti godere questa bellissima giornata di sport. E mi dispiace per il risultato, perché ci tenevamo a fare bella figura, anche se secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove abbiamo giocato alla pari con l'Aquila. Certo, non avevamo la presunzione di venire qua a vincere la partita, ma ho chiesto ai ragazzi di mettere dentro queste ultime partite tutte le forze per finire nel migliore dei modi. Devo dire che oggi abbiamo fatto un'ottima gara, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo sono usciti i nostri difetti. Abbiamo preso il primo gol, magari viziato anche da un fallo di mano, però... E poi abbiamo avuto un blackout di un quarto d'ora dove abbiamo fatto molto male e abbiamo preso una goleada, e questo mi dispiace, perché ha fatto sì che abbiamo buttato via tutto quello di buono che abbiamo fatto nel primo tempo. Credo che sia stato giusto fare un tributo a questa squadra che credo abbia dall'inizio della stagione abbia dominato un campionato, e dove ha dimostrato di essere la più forte, e questa cosa non è scontata, perché sicuramente è partita dall'inizio della stagione con il favore dei pronostici, però vincere non è mai facile, e ha dimostrato di essere la più forte dall'inizio fino alla fine.